appuntamento alle 4 davanti al Palazzo del Bo, davanti al Palazzo del Bo, per denunciare la militarizzazione, la chiusura totale, che ogni volta che gli studenti vogliono interagire con le istituzioni di questo Ateneo si trovano di fronte. Bene, oggi non ci siamo trovati davanti all'Iston, ma siamo voluti salire in alto, siamo voluti uscire da dentro, perché oggi gli studenti, i precari, hanno occupato e stanno occupando il tetto del rettorato, si sono ripresi il tetto del proprio palazzo, per dire che la commissione statuto, per dire che gli spazi che decidono del futuro di tutti noi, che ci vogliono piegare a un futuro di precarietà, a un futuro di negazione dei diritti, a un futuro senza dignità e senza prospettive, non li accettiamo, li rifiutiamo. Noi vogliamo essere partecipi, protagonisti della costruzione del nostro futuro. Noi vogliamo essere protagonisti della costruzione della nostra università. L'università, l'Ateneo di Padova, questo paese, siamo noi, siamo i 60.000 che ogni giorno pagano, spendono, producono all'interno di questo territorio, e non chi specula e vive su quello che noi viviamo pensando di poter sovradeterminare sopra le nostre teste. E oggi siamo venuti qua anche con i libri scudo per proteggere i nostri corpi dall'eventuale militarizzazione di questa università, e l'abbiamo fatto portando in primis il libro di Vittorio Arrigoni, il libro Restiamo Umani, perché abbiamo voluto dire che ieri il rettore era a commemorare Vittorio qui sull'Iston, e per noi è una vergogna, perché Vittorio non si commemora sui palchi e poi si militarizza come Gaza i centri delle nostre città. Vittorio si commemora occupando le università, liberando i nostri territori. Vittorio è con noi tutti i giorni nelle lotte che costruiamo, che creiamo e che animiamo. E allora oggi questa università l'abbiamo voluta chiudere noi col nastro bianco-rosso, per dire che il centro di Padova non è una zona a traffico limitato. Il centro di Padova e la sua università sono una zona a democrazia limitata, dove se non sei il rettore o qualcuno che gli lecca le scarpe e sta sotto di lui, non conti nulla. Bene, oggi questa zona l'abbiamo rotta. L'università siamo di nuovo noi. Chi decide, chi vuole prendere in mano il proprio futuro, siamo noi. E da qui riapriamo una campagna per chiedere a tutti i docenti, i professori, il personale ATA, gli studenti, di fare obiezione di coscienza e di rifiutarsi di ritrovarsi dentro palazzi con la polizia alle porte, perché questa è un'università, un luogo di incontro tra le diversità, non è una questura, non è una caserma, è il posto che noi quotidianamente animiamo e che ci vogliamo riprendere.